Fratelli e sorelle, occorre essere pronti alla morte, perché potrebbe colpire il più sano fra noi in un secondo. Può colpire chiunque, giovane o anziano, oppure presentarsi più in là ad un malato terminale. Ad alcuni vengono dati solo pochi mesi di vita, invece vivono per decenni. Questa è la volontà di Allah. Nulla accade se non la volontà di Allah. Allah desidera e poi le cose accadono. Devi essere pronto, ma certo non è mai semplice perdere una persona cara. Non è semplice quando viene diagnosticato qualcosa a te o ad una persona a te cara. Occorre avere speranza e fede. Quando sei medicato o trattato, sappi che stai lottando con l'aiuto di Allah. Prega Allah affinché aiuti gli esperti a fare la cosa giusta. E anche se dovesse sopraggiungere la morte, è bene che tu abbia mantenuto la speranza invece di averla persa. La stessa speranza è una forma attiva di adorazione, sperare nella cura di Allah. Tu credi nella cura di Allah e nei miracoli, e credi che Allah possegga la soluzione. Tu ce la metti tutta. Questa stessa è una forma attiva di adorazione. Io so che Allah farà XY e anche Z. Se Allah non lo farà per me, non significa che Egli non possa farlo. Forse Egli sa che è giunto il momento per me di incontrarlo, o forse Egli vuol farmi continuare ancora un po'. Quando vediamo la ricompensa di ciò che sopportiamo, siamo in grado di ottenere molto di più. Subhanallah. Ad Allah piace metterti in situazioni difficili, perché sai che tu terrai duro e non perderai le speranze. Non importa quanto la situazione sia difficile, tu continua a sopportare. Perdere la speranza non è un'opzione per volontà di Allah, specialmente in una situazione di pandemia come quella attuale.